stiamo insegnando come fare ad affrontare un aggressore a sangue caldo. Adesso cambiamo, ok? Cambiamo ruoli. L'aggressore di prima diventa la vittima. E mi sono Ok, stop. Venite qua. Cosa vuoi? Mi stai provando tutto. Ci stiamo divertendo molto. Venite qua, ragazzi. È terapeutica sta cosa. Pensa se fosse stato. Allora, ragazzi, venite qua. Venite. A cerchio. Chi di voi si è sentito un po' a disagio nel ruolo della vittima? Vittima che si difende. Con un altro che dice pezzo di merda, ti spacco il culo. Qualcuno si è sentito un po' più finalizzato? No. Bravo. Le parolacce no. Con qualcuno che si avvicina in modo aggressivo? Ma no, sì, io dire le parolacce uno che non so, cioè che non lo conosco. Beh, però se vengo attaccata poi mi sento. Quindi, anche... chi come lei si è sentita a disagio a insultare? Io. Siete persone educate. Gli altri no. Ma una cosa che serve fare, e nel corso facciamo tanti esercizi che servono proprio per farci fare cose che ci mettono a disagio. L'uomo e la donna media non vogliono uscire dalla zona di agio, perché dicono, perché mai dovrei fare cose che mi mettono a disagio, come andare a fare quella richiesta a quella persona. Chi di voi, ad esempio, ha problemi a dire no quando qualcuno vi chiede qualcosa? Una volta sì. Perché ha avuto problemi tuttora? Sì. Anche se molto meno di prima. Perché? Perché ti fa uscire dalla zona d'agio. Se noi vogliamo diventare delle persone migliori, se vogliamo crescere come esseri umani, dobbiamo fare cose che sono fuori dalla zona d'agio.